Noi siamo felici di essere a Marche, è la prima manifestazione dell'anno in apertura e qui c'è la possibilità per i nostri clienti e per nuovi clienti di entrare in contatto con CLAI, di vedere i nostri prodotti. Presentiamo il salame, ad esempio, senza conservanti, Imola 1962, ma anche tante altre specialità. Ci sono sia dei prodotti tradizionali, sia delle linee nuove. Ci vuole raccontare un po' questa dualità che riesce a rispettare la tradizione e i nostri sapori, diciamo, più autentici, ma anche le tendenze del futuro, insomma. Noi siamo fedeli al nostro passato, ai nostri valori, la nostra cooperativa che è nata nel 1962. Guardiamo con realismo il presente e costruiamo con creatività il futuro. Ecco, allora questo è tradizione e futuro. Quindi c'è il salame senza conservanti, Imola 1962, che unisce la norcineria, la tradizione della nostra campagna. Ma questo è stato studiato anche insieme all'Università di Bologna, quindi con moderne tecnologie e siamo usciti con questo prodotto. Abbiamo la linea dei prodotti bio, che è un'assoluta novità nel nostro settore. Ecco, questo è possibile se dentro un'azienda c'è anche uno spirito che guarda avanti e unisce le persone più esperte anche con dei giovani neolaureati. E questo è quello che noi facciamo tutti i giorni. Quindi ci sono anche delle nuove leve a portare avanti la tradizione di CLAI, lavorativamente parlando anche. Sì, ci sono molte nuove leve. L'età media della CLAI è 43 anni. Io sono ormai un vecchietto perché ho già superato i 60, però ho attorno tanti ragazzi giovani. E questo è importante per noi più esperti di passare a loro le conoscenze e le competenze, ma loro trasmettono poi a noi e quindi ci trasmettono una società che sta cambiando, un consumatore che sta cambiando. Sono convinto che questo aiuti a costruire il futuro. A proposito di consumatori che stanno cambiando, c'è sempre più attenzione per quanto riguarda il tema della sostenibilità. Voi quest'anno avete compiuto 60 anni e comunque già da un po' di tempo che siete sensibili a questo tema. Ci vuole dire qualcosa in più su come state affrontando questa sfida che è sempre più richiesta appunto dai consumatori, soprattutto dalle giovani generazioni anche? La sostenibilità, adesso con orgoglio noi diciamo che noi abbiamo iniziato a parlare di sostenibilità dalla nascita della cooperativa, perché noi, il nostro lavoro era quello di coltivare i campi, il territorio, abbiamo sempre curato il territorio. Poi negli ultimi 20 anni abbiamo impianti di fotovoltaico, abbiamo un impianto di biomasse e produciamo tutta l'energia che abbiamo necessità. Sfruttiamo il calore per produrre acqua calda. Abbiamo poi in mente nuovi impianti anche per venire a fronte della crisi energetica e del fortissimo aumento di costi che colpisce anche la nostra azienda. Stiamo studiando in questo momento lo sviluppo, l'ampliamento dell'impianto di biomasse e quindi il portare valore ai sottoprodotti di origine animale insieme poi a componente vegetale, come altri impianti o di cogenerazione. Ecco, abbiamo un gruppo di lavoro fatto di interni e esterni che stiamo studiando questi aspetti energetici. Ultime due domande. Uno dei vostri punti di forza che danno anche fiducia al consumatore è la questione dell'utilizzo della carne italiana. Beh, noi siamo sempre stati italiani al 100% e da sempre, cioè noi crediamo che un buon salame, un buon prosciutto deve essere prodotto solo con carni di suini nati e allevati in Italia. Quindi ottimo a partire sempre da un'ottima materia prima e poi ci vuole tutta le capacità, le competenze interne per portare questo a un prodotto veramente eccezionale e unico nelle sue caratteristiche. Ultima domanda, 60 anni, tanti auguri a proposito.
come sono stati e che cosa vi aspettate per il futuro? Insomma, qual è questo bilancio così importante? Nei 60 anni, diciamo, abbiamo passato la tappa dei 60 anni, passata bene perché l'azienda si è sempre sviluppata e i nostri dati sono in miglioramento tutti gli anni in modo costante. Anche nel periodo non nel massimo, diciamo così, durante il Covid i nostri segni sono positivi e abbiamo continuato a crescere e abbiamo investito, misure importanti. Guardiamo bene al futuro con ottimismo, ecco, ci sono dei temi oggi difficili, la situazione non è stabile, però bisogna avere anche fiducia nelle nostre forze e fiducia negli altri.